Cari pace del Signore, anche oggi pomeriggio vogliamo fermarci un attimo, se possiamo, giusto per leggere un brano della parola del Signore e edificarci ancora nelle nostre case. Volevo cogliere occasione per dire che domani, domenica, manderemo sui nostri social. Gireremo il link anche a voi membri di chiesa alle ore 10 e poi alle ore 18, due culti registrati dai nostri locali di Via Susanna. Ma volevo anche anticiparvi che da lunedì cambieremo un po' la programmazione dei videomessaggi e altro materiale che metteremo a vostra disposizione, quindi domani, nella giornata di domani, cioè domenica, manderemo a voi direttamente la nuova programmazione per il nostro servizio audiovisivo che inizierà, diciamo, da lunedì, questo lunedì 30 marzo. Va bene? Quindi prendete nota e vi arriveranno le informazioni nella giornata di domani. Intanto vogliamo leggere un salmo, il salmo 6. O Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Risanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Anche l'anima mia è tutta tremante, e tu, o Signore, fino a quando? Ritorna, o Signore, liberami, salvami per la tua misericordia, poiché nella morte non c'è memoria di te, chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere, ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici, via da me voi tutti malfattori, poiché il Signore ha udito la voce del mio pianto, il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle per la vergogna in un attimo. Ritorna, o Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Il tono di voce del salmista, la sua espressione, indica una persona che è stanco, che si trova in difficoltà, in affanno. C'è un senso urgente che sale, no, dal suo cuore, un senso di urgenza. Signore, le cose non possono continuare così. Ho bisogno di un momento di refrigerio, un momento di ristoro. Signore, devo uscire fuori da questa realtà, da questa situazione. Fa una domanda, fino a quando? Fino a quando? Sapete, Dio non è indifferente nei confronti dei nostri affanni, sa i pesi schiaccianti a volte che avvertiamo sulle nostre spalle, il peso che nasce a volte nell'anima nostra. E facciamo bene oggi dire al Signore: ritorna. Liberami, salvami, usi misericordia nei miei riguardi. Sì, fratello, sorella, fai bene, facciamo bene. Ed è giusto che lo facciamo, sfogare il nostro pianto davanti a Dio e scaricare ai Suoi piedi i nostri pesi. Eleva la tua preghiera, eleviamo il nostro grido finché il Signore ritorna. Che il Signore intervenga, che il Signore ci faccia grazia,
che il Signore possa usare misericordia nei nostri riguardi, nei nostri confronti. Possa Dio continuare a sostenerci, benedirci, e vi do appuntamento all'ultimo videomessaggio di stasera. Pace del Signore ad ognuno di voi.